Ho il presepe, ma mi manca il pozzo. Facciamolo insieme! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi costruiamo insieme un pezzo fondamentale del presepe, il pozzo, quello vicino a dove starnazzano le oche, vicino alla pastorella col cesto in testa. Bene, allora se quello che vi manca è un pozzo spettacolare, non ci rimane altro che andarlo a fare. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro pozzo per il presepio, un righello e un tagliabalza. Forbici e matita, del cartoncino di recupero che io ho preso dagli snack che avevamo in casa, un rotolo di carta igienica, ma va bene anche il cartoncino di qui sopra, un pezzettino di alluminio che ho preso da una vaschetta di alluminio, un pezzettino di fil di ferro, me ne serviranno più o meno 12 centimetri, un ditale, colla, io uso l'aceto vinilica, ma potete usare anche la Vinavil. O anche la colla a caldo, dell'acrilico bianco e della sabbia. Oppure in alternativa potete usare delle paste materiche tipo queste, che sono dei tubetti di acrilico granulosi, con all'interno un inerte che li renda appunto granulosi. E poi ci servirà anche un acrilico grigio. Io ho anche del muschio. Poi, molto importanti, ho raccolto nel tempo, veramente questi li ho presi all'IKEA, sapete nei fondi degli scatoloni che separano tazze e bicchieri, ci sono questi anelli di cartone che sono molto molto utili. Io le userò per fare proprio la base del mio pozzo, farò una sorta di scalini su cui posizionerò il pozzo per renderlo ancora più bello. E poi cosa mi servirà oltre? Ah, ho qui anche delle pietroline, sempre dell'IKEA. Cominciamo subito, lavoreremo su una base da taglio morbida, quindi iniziamo subito. Come prima cosa apro il mio scatolino. Quindi passo sulle linee per renderle più palesi del contorno del rettangolo e poi le rifilo col tagliabalza. Prendo un cerchio grande e segno il perimetro esterno della circonferenza per due volte. Poi prendo un altro tondino e con un altro cartoncino preso sempre dalla scatoletta ritaglierò per due volte il perimetro esterno di questa circonferenza. Ora vi dico anche le misure. La circonferenza piccola ha un diametro di 7 centimetri, la circonferenza grande ha un diametro di 9 centimetri e mezzo. E ritaglio questi quattro cerchi. E adesso con la colla che preferite, io lo farò con l'attaccatutto. Appiccico su ogni tondino il relativo cerchio. A questo punto unisco con un giro di colla il primo tondino al secondo, come a fare una torta matrimoniale, per intenderci. Adesso entra in gioco il nostro rotolo di carta igienica che taglieremo. Cosa facciamo? Apriamo il rotolo di carta igienica, decido che avrà un'altezza di 5 centimetri, quindi punto 5 centimetri da una parte e 5 centimetri dall'altra e tiro via una linea. Con la rimanente parte devo creare delle linee, delle strisce di carta da mezzo centimetro e quindi faccio punto mezzo centimetro qui, mezzo centimetro qui e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Unisco i punti e adesso col tagliabalza taglio dapprima il corpo centrale e poi le varie striscette da mezzo centimetro. Ok, adesso decidiamo quello che deve essere l'ampiezza del nostro pozzo. Allargo, 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 ecco.
ecco, mi piace di questa grandezza. Quindi con un punto di colla unisco i lembi. Su un pezzetto di cartoncino qualsiasi, io questo qui adesso, mi interessa segnarmi la circonferenza interna e me la tengo da parte. Adesso proseguiamo e comincio ad attaccare lungo il margine superiore le fascette che ho ricavato prima. Apposta la prima, sporco la stessa con la colla e appongo su di essa un'altra fascettina. Fatto questo, ne appongo un'altra sopra quella che ho appena messo. E voilà! Mentre nella parte inferiore sovrapporrò solamente due giri di fascetta. E sempre sulla circonferenza che avevo preso prima, interna, traccio anche quella esterna del margine superiore, così. E adesso ritaglio questo doppio cerchio, mettendo un po' di colla sul margine superiore, attacco questa sorta di guarnizione nella parte superiore del pozzo, facendo in modo che la copra il più possibile, ma poi una volta bella asciutta la rifiniremo meglio. Con un paio di forbicine, infatti, dopo aver fatto aderire ben bene i due pezzi, vado a rifilare il bordo per farlo combaciare completamente. Prendiamo gli scarti dello scatolino che abbiamo usato per fare il tutto e creiamo tanti mattoncini. Senza prendere troppe misure, io faccio completamente a mano libera, traccio delle rette parallele e ritaglio. E taglio dei rettangolini lunghi circa un centimetro. Fatti i mattoncini, mettete una fila di colla, che può essere, ripeto, anche vinavil, ed ad uno arcuando leggermente questi mattoncini che abbiamo creato con il cartoncino, adagiamoli uno accanto all'altro. A questo punto ecco il pozzo finito. Adesso dobbiamo dipingerlo e rendere comunque più materico il tutto. Come fare? In un piccolo contenitore metto un pochino di sabbia e un pochino di acrilico bianco e metto anche un pochino di grigio. E con questa mistura di colore e sabbia passo sulla parte superiore e anche nel gradino più basso e poi anche le parti laterali. Adesso, mentre è ancora fresco, non lo faccio neanche asciugare, faccio alcune parti più chiare e sono appunto la parte del davanzale, che spennello con un po' di bianco, ed essendoci sotto il grigio ancora fresco non diventerà proprio bianco latte, e anche il davanzale nella parte inferiore. Qualche colpo di bianco appena appena, così sporcato col grigio, per rischiarare le parti più in evidenza. Adesso entrano in gioco i nostri sassolini. Non faccio altro che prendere della colla attaccatutto, ricoprire tutto di colla e poi lasciar depositare i sassolini così sulla parte laterale.
Fate così per tutta la circonferenza per entrambi i gradini. Con un bulino a punta pratichiamo un buchino sui due lati, una a destra e una a sinistra, e con una pinza a punte tonde arrotoliamo un occhiello, quindi da una parte e anche dall'altra. Con il fil di ferro creo un piccolo arco, così. Una volta fatto l'arco, le estremità, giusto per 2 mm, le piego all'esterno, così. Con un fil di ferro arrotolato sui margini, come questo, inserisco, faccio in modo che questo fil di ferro si fissi sul punto più in alto del mio archetto. E alloggio quindi dentro ai buchini che abbiamo fatto le alette del mio ferro del pozzo. Adesso la parte più complessa, il secchiello. Prendiamo una striscetta di carta, così. Prendo un ditale e traccio la circonferenza, così, in modo da avere un cerchio fatto bene. Alla base del cerchio faccio uscire 4 rettangolini, così. Sopra il cerchio invece traccio un rettangolo, così. Quindi quello che avremo sarà il cerchio con le 4 linguette e un rettangolo sopra il cerchio. Adesso tagliandolo vi risulterà tutto palese. A questo punto prendiamo sempre il ditale di prima e, per dare la forma circolare al nostro secchiello, ci serviamo proprio di lui. Tagliamo l'eccesso e chiudiamo con la colla il nostro secchiello. Una volta chiuso il lembo del secchiello, tiriamo su le alette attorno al cerchio e inseriamole all'interno, e solo alla fine sporcate con un punto di colla le 3 linguette all'interno. Con un piccolo filo di spago simulo il manico, che semplicemente farò aderire con un po' di colla, e poi con un altro filo di cordina creo una sorta di carrucola che unisca il secchiello al mio verricello. Fatto il pozzetto, ci rimane l'ultimo passaggio. Allora, adesso, siccome voglio simulare l'acqua, metto un bel po' di questa colla al centro e, prima che spanda troppo, ombretta, poggio il mio pozzo, così, in modo che poi spandendo lo fissi, così, e non si muova più. Stessa cosa se voglio simulare l'acqua anche dentro al secchio, metto un goccino di colla. Prendo un pochino di muschio, lo vado a fare attaccare lì dove voglio dare una puntina di verde. Ed eccolo qua il nostro pozzo col suo secchiello pieno d'acqua che si muove, l'acqua in fondo al pozzo, e guardate che bello in ogni suo particolare. Ora lo ripulisco da tutti gli sbaffi di colla, quindi faccio le foto e ve lo faccio ammirare in tutto il suo splendore. Pezzi unici da presepe con arte per te. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su e condivisione, e noi ci vediamo subito dopo le foto. E buona preparazione al Natale a tutti!
Visto che bello il nostro pozzo, tutto fatto con elementi di riciclo. È semplicissimo creare i pezzi per il nostro presepio in modo semplice e creativo e anche molto personalizzato, così il presepe sarà veramente nostro e potremo essere orgogliosi di esporlo piuttosto che comprare i pezzi già fatti e apporli. Naturalmente potrete variare le forme e i materiali, ma il concetto è l'anima in cartoncino e la costruzione di quello che è il soggetto principale. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemelo capire lasciandomi un pollice in su e tanti commenti qui sotto al video. Io vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook, Pennello Bianco su Fondo Rosso, tutte le altre sono solo delle imitazioni, e vi aspetto anche su Instagram, dove troverete un mondo di foto creative ad aspettarvi. Noi ci diamo appuntamento sempre qua per un prossimo video dedicato al Natale. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!